tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Ecco il trailer di Vallanzasca, Gli Angeli del Male. A dopo con le news di oggi. Non è più il caso di accontentarsi degli spicci qua. Ci vuole in squadra e ci vogliono i fuori classe. Quindi ho chiamato il Sergio che ce l'ha nel sangue. Poi con il Mitra fa quello che vuole. Poi c'è il Faustino. Faustino siamo amici d'infanzia. Abbiamo fatto insieme anche il riformatorio. E poi c'è il Beppe, cazzo, quello è capace di andare a 200 all'ora su due ruote. Va, che se siamo bravi mettiamo su una batteria che non ce n'è solo in Italia. Allora, socio, lasciamo perdere. Si torna mica indietro, sai. Alcuni indizi farebbero pensare alla banda Vallanzasca. Io sono Francesco Latello, lui è nato Vallanzasca e deve stare al posto suo. Non ti accorgi che tu a farlo scivolare sotto i piedi, sotto il sole. Questi qua vanno eliminati e in qualsiasi carcere si trovino. Per la roba! Vai a pestare i miei genitori per la roba! Io un po' ti vedi con qualcuno? No, ma non mi vedo con nessuno. Se la polizia ci prende, siamo morti. Se ci prendono i carabinieri, quelli buttano via la chiave. Ma ti rendi conto dei disastri che stai combinando? Vuoi fare la guerra al mondo? Francis, questo prima ti piglia i picci, poi ti pizzica la pisca, poi si vuole pigliare pure la tia. C'è chi nasce Scarafaggio, chi scienziato, chi Santa Maria Teresa di Calcutta. Io sono nato per fare il ladro. Mi ripeti il freddo amore, adesso le parole che vorrei poterti dire e vorrei poter... Io non sono cattivo, ho soltanto il lato oscuro un po' pronunciato. Diretto da Michele Placido, il film racconta la storia del famoso fuorilegge Renato Vallanzasca. Dalle prime imprese adolescenziali e primi anni di riformatorio, fino a diventare il boss della Comasina, capo della famosa banda Vallanzasca. Il film, che esce nelle nostre sale il 21 di gennaio, vanta un cast di grandi attori italiani, Kim Rossi Stewart, Filippo Timi, Valeria Solarino e Francesco Scianna. Il regista David Fincher è davvero inarrestabile. Reduce dal grande successo di The Social Network, è ora impegnato nella lavorazione del film The Girl with the Dragon Tattoo, remake americano del thriller svedese Uomini che odiano le donne, tratto dall'omonimo romanzo di Larson. Ma non è tutto. Il regista ha già annunciato il suo prossimo progetto. Realizzerà una nuova versione di 20.000 leghe sotto i mari, in collaborazione con la Disney. E per oggi è tutto. Arrivederci, Anteprima Cinema.